Una bandiera dell'Italia sulla facciata di uno dei container che ospita ogni giorno pazienti che arrivano da tutto l'Agro e dal Napoletano con il sospetto di essere contagiati dal coronavirus. È stata apposta stamane, nel giorno della liberazione, al punto pre-triage dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove i sanitari del pronto soccorso continuano a lavorare in prima linea contro il Covid-19. Nella notte, proprio in quei punti di assistenza, si è registrato un solo arrivo. Un paziente che, dopo essere stato sottoposto ai dovuti accertamenti, è stato rimandato a casa non presentando sintomi che fanno pensare ad un contagio da coronavirus. E dovrebbe terminare lunedì lo screening in corso nei reparti dell'Umberto I, sottoposti a tampone tutti i sanitari. Per alcuni è il primo test, per altri, soprattutto quelli delle unità operative più a rischio, il secondo o il terzo. I risultati sono attesi per la prossima settimana. Dopo la richiesta ufficiale fatta dal sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato affinché venga eseguita l'analisi dei tamponi all'Umberto I, non è giunta ancora nessuna decisione ufficiale. Il primo cittadino, dal canto suo, sulla questione ha avuto un colloquio telefonico con il primario del laboratorio dell'ospedale e con la segreteria della Regione Campania. A Nocera Superiore il sindaco Giovanni Maria Cuofano ha chiesto ed ottenuto che venga ripetuto una seconda volta il tampone ai familiari degli ultimi casi positivi emersi in città. Il primo è risultato negativo. È una questione di cautela, spiega il primo cittadino. Sollecito arrivato anche per altri due familiari di contagiati ancora in attesa del test. Dovrebbero farlo tra oggi e domani. E continuano ad arrivare donazioni all'ospedale di Nocera, non solo dall'esterno, ma anche da chi all'Umberto I ci lavora. La dottoressa Di Concilio, responsabile del Day Hospital Onco-Ematologico della Pediatria, ha voluto regalare ai suoi infermieri di reparto le visiere di protezione. Vabbè, non fai se non fai se non Grazie.